Signori, benvenuti, un saluto al vostro Francesco. Ciao a tutti da Luigi. Questa settimana andiamo a Londra perché lì c'è un altro figlio degli Irpini ed è con noi quest'oggi Vincenzo Scarpetta. E l'applauso di rito dello studio. Grazie. Ciao Vincenzo. Ciao, ciao. Tu sei a Londra, mi hai detto, dal 2010, quindi è un bel po'. La, prima di passare al tuo lavoro, che c'ho un sacco di domande curiose, voglio sapere com'è successo che sei andato via da Avellino, dall'Italia. Cosa è accaduto? Cosa ti ha spinto ad andare via? C'è stato un passaggio precedente prima di Londra. Sono stato a Bruxelles per qualche mese. Diciamo che in parte, secondo me, è legato anche al percorso universitario. Ho studiato relazioni internazionali all'Orientale di Napoli. E quindi con una laurea del genere, finiti gli studi, ho pensato che fosse il momento di provare a fare un'esperienza lavorativa all'estero. Diciamo che è stata una scelta. Quindi dopo l'università a Napoli ho fatto un master a Bologna, poi Bruxelles, poi dall'aprile 2010, quindi ormai da 13 anni, Londra. Senti, possiamo dire subito dove lavori? Tu lavori in un ufficio, qual è questo ufficio? Che lavoro fai? L'ufficio è l'ambasciata degli Stati Uniti d'America a Londra. Ok, e che cosa fai lì nel tuo ufficetto? Con la foto del presidente, immagino. Foto del presidente, della vicepresidente e del segretario di Stato. E mi occupo di analisi politica ed economica, in particolare seguo la politica britannica e i rapporti tra la Gran Bretagna e l'Unione Europea, quindi sono stati anni interessanti. Dimmi. Senza farti domande, dici tutto quello che ci vuoi dire. Tipo un giorno in pretura. No, perché sennò rischiamo di farti domande a cui poi magari non puoi rispondere, ti mettiamo in difficoltà. Allora spiegaci un po' cosa fai, cerchiamo di capire. Io ho cominciato a lavorare con l'ambasciata americana circa 6 anni fa e mi occupo appunto di politica ed economia britannica, in particolare seguo quelli che sono i rapporti tra Londra e l'Unione Europea, quindi con tutto quello che è successo dopo il referendum nel 2016, Brexit e i negoziati, sono stati anni molto interessanti. Il mio lavoro è quello di raccontare a Washington quello che succede a Londra. Tu sei italiano e lavori con gli americani, quindi culture diverse. È stato difficile ambientarsi? No, devo dire che sia nel mio lavoro precedente che in questo, lavorare a contatto, si tratta comunque di un ambiente molto internazionale, nel senso che l'ambasciata americana a Londra ospita, diciamo, persone che arrivano da ogni parte d'Europa. Ci sono diversi colleghi che sono britannici, ci sono naturalmente i diplomatici americani, ci sono anche altri colleghi italiani e quindi è un ambiente molto, molto internazionale. Non ho trovato difficoltà. Devo dire che la mia esperienza a Londra in generale è stata quella comunque di una città in cui se sei in condizioni, diciamo, se riesci a comunicare in maniera efficace, se arrivi con le competenze giuste, con una conoscenza della lingua inglese che ti consente di lavorare al pari con i tuoi colleghi madrelingua, non ho mai incontrato questo genere di difficoltà. Un lavoro che ti tiene sveglio H24, visto il fuso orario, cioè se devi comunicare con gli Stati Uniti ti possono chiamare anche di notte quando dormi. No, per fortuna diciamo che non sono abbastanza importante per ricevere telefonate nel cuore della notte, quindi... Ma chi è a quest'ora? Presidente, lei? Quindi esco dall'ufficio e poi se ne riparlo il giorno dopo. Ogni tanto, come in tutti i lavori, mi capita di controllare le mail anche fuori orario, sì. Ci puoi raccontare il percorso che ti ha portato ad entrare in ambasciata, a lavorare nell'ambasciata americana? Cioè tu ci hai detto che hai fatto determinati studi, poi ci puoi parlare un po' del tuo percorso, come sei uscito dall'Italia, come sei arrivato in Inghilterra e come hai trovato questo lavoro? Prima hai detto sono un italiano che lavora nell'ambasciata americana a Londra, è un po' come ci sei arrivato? Mi sono ritrovato a Londra a lavorare per un centro di ricerca, un centro studi di politica internazionale ed è lì che ho cominciato nel 2010. E come sono arrivato all'ambasciata americana? Ho trovato un annuncio di lavoro, ci sono delle posizioni all'interno dell'ambasciata che sono aperte a tutti, non importa se sei o meno americano, non importa se sei un diplomatico. Ci sono delle posizioni come se fossero
in buona sostanza dei consulenti locali. E quindi ti presenti, mandi il curriculum, e se il curriculum piace vieni chiamato per un colloquio. E così è successo. Ho fatto un colloquio registrato, poi un altro di persona, e mi è stato offerto il lavoro. Quindi è interessante, perché comunque io, per esempio, non pensavo che fosse possibile lavorare per l'ambasciata americana non essendo cittadino americano. Io ho detto, ma questa domanda non gliela faccio, però, perché probabilmente è una domanda stupida, però pure io ho pensato, è strano che un italiano lavori per la... Invece... Mi viene chiesto spesso, ma hai la doppia cittadinanza? No, assolutamente, no. Dipendente. Non sono, vi dico, tra l'altro, un fatto abbastanza divertente, perché io non sono mai stato negli Stati Uniti d'America, non ci sono ancora andato. Beh, ci devi andare allora. Sì, a questo punto sì, vero. Sì, ma al di là di tutto, cioè, è una passione proprio tua, cioè ti piace la politica in generale? Sì, molto, molto, ed è per questo che mi ritengo fortunato, nel senso che faccio un lavoro che mi piace. Ho studiato una materia che mi piaceva all'epoca, relazioni internazionali, adesso faccio un lavoro che mi piace, sì. Parlando un po' invece della tua vita privata, quindi al di là del lavoro, del tempo libero, com'è la tua Londra? Nel senso, quando non sei impegnato al lavoro, come la vivi la città? Questo è uno dei motivi per cui adoro Londra, perché c'è sempre qualcosa di nuovo da fare, dal ristorante nuovo da provare, al locale nuovo, all'evento culturale, il teatro, il cinema, c'è veramente di tutto, quindi non c'è mai un fine settimana uguale all'altro, perché bene o male comunque trovi sempre qualcosa di nuovo da fare, da provare, impari a conoscere altre cucine, impari a conoscere anche altri settori, anche altri ambienti, altri hobby che prima non pensavi che ti potessero interessare. Una domanda che faccio spesso, perché sono, diciamo, io ammiro molto tutti i ragazzi che intervistiamo per la loro capacità di aver imparato soprattutto una lingua diversa dall'italiano, nel tuo caso l'inglese. Ecco, tu come sei arrivato a Londra? Già con una buona base, oppure lo hai poi imparato lì, migliorato lì? Ora devi parlare anche, forse ti capita di parlare inglese. Effettivamente poi quando l'orecchio si abitua ti accorgi che l'accento cambia notevolmente quando parli con un inglese, diciamo, britannico, e l'inglese americano cambia notevolmente, ma anche all'interno dell'Inghilterra, o tra Inghilterra e Scozia c'è differenza, tra Inghilterra e Irlanda del Nord. Queste sono tutte sfumature alle quali ti abitui col tempo. Io dico sempre che quando sono arrivato a Londra pensavo di saper parlare l'inglese, perché ero stato, diciamo, all'università, comunque mi era capitato di studiare su dei testi in inglese, ero stato a Bruxelles dove lavoravo già in inglese, però lavoravo in inglese soprattutto con altri stranieri non madrelingua inglesi che parlavano inglese. L'impatto con l'inglese madrelingua, diciamo che è stato abbastanza tosto all'inizio. Ti devi adeguare, perché noi studiamo e guardiamo i notiziari della BBC e pensiamo che sia sempre così bello, scandito, pulito. Non è così. Poi nella vita reale tutti, anche qui come in Italia, tutti hanno le proprie inflessioni regionali, i propri accenti. Quindi l'impatto è stato abbastanza traumatico. Per questo ti dico, quando sono arrivato qui io pensavo di saper parlare l'inglese, poi è migliorato molto nel corso degli anni. Invece un'altra curiosità riguardo sempre Londra e un po' l'ambiente inglese, che, diciamo, dopo la Brexit sono cambiate alcune cose, soprattutto con i flussi migratori, ma la figura di noi italiani, cioè, come è vista ad oggi? Perché noi ogni volta che intervistiamo persone che stanno fuori spesso lo chiediamo, perché ci sono dei cliché vecchi o che cambiano. Oggi invece, cioè, l'italiano come è visto a Londra? Io, anziché parlare solo degli italiani, di solito mi piace fare un discorso più generale. Non sono particolarmente legato a questa narrazione del laureato italiano che va a fare i caffè a Londra, perché la mia esperienza è diversa. Io
ho avuto la fortuna nel corso degli anni di conoscere donne e uomini italiani che si sono affermati nelle principali banche della City, nei principali studi legali, che insegnano nelle principali università. Ci sono storie di successo, davvero di successo, di donne e uomini italiani che si sono fatti largo e che continuano ancora a lavorare nei principali ospedali. Quindi, ripeto, tutto si riconduce secondo me al discorso di arrivare qui con le competenze giuste e con la capacità di saper comunicare ad un discreto livello di lingua inglese. E se ci sono quei presupposti, si arriva lontano, si arriva veramente lontano. Almeno questa è stata la mia esperienza. Il rapporto con l'Italia, non possiamo non chiederti se torni spesso, se torni ad Avellino, ti capita di tornarci di rado, insomma, qual è il tuo rapporto con la tua terra? Faccio una premessa, che era quella che io sono andato via dall'Italia pensando di fermarmi all'estero soltanto un paio di anni. Fare un'esperienza di lavoro fuori, come dicevate voi prima, imparare l'inglese per bene e poi tornare. Poi le cose sono andate diversamente. Il rapporto con l'Italia è ottimo. Io amo l'Italia e amo Avellino. Avellino è la mia città. Io ci torno ogni volta che posso, a Natale, a Pasqua, in estate, perché comunque mi fa piacere rivedere non soltanto innanzitutto la mia famiglia. Poi quando capita, e dico quando capita, gli amici storici, perché comunque molti di loro hanno lasciato Avellino come me, però magari, sai, durante le feste di Natale ci si ritrova tutti insieme e mi piace rivedere Avellino, le strade dove sono cresciuto, rivedere i profumi, i sapori, il dialetto. Quando ti arrabbi, hai mai pensato qualche sul lavoro in generale, nella vita di tutti i giorni in Inghilterra? Hai mai pensato in mente? Questo è storto proprio. Sempre. Io diffido di chi mi dice, vabbè, ma dopo tanti anni ormai penso in inglese. No. Quando penso in inglese. Quando perdi le staffe, ti viene sempre fuori, non solo nella tua lingua, ma nella tua lingua madre, che nel mio caso è il dialetto avellinese. Perché ho imparato prima quello e poi l'italiano. Certo. Io di quello che voglio... pazzo quali sono, scusa, ad Avellino? Cresciuto i primi anni a Via Circonvallazione, quindi in centro più o meno. Poi quando avevo 10-11 anni ci siamo trasferiti a San Tommaso. E quindi quelli sono scuola media Leonardo da Vinci, liceo Colletta, quindi liceo classico, e quindi quelli diciamo sono i luoghi dell'infanzia e giovinezza. Senti, invece ho una domanda sempre riferita ad Avellino e alla tua adolescenza, cioè che cosa nel tuo quotidiano oggi, anche nel lavoro, nell'analisi di quello che succede nel mondo, quando vai ad analizzare i dati oppure qualunque cosa, che ti porti da Avellino che magari ti è stato utile, non lo so, c'è qualcosa che tu dici, vabbè, ma io questa cosa l'ho imparata da Avellino quando ero ragazzo e magari ti è utile anche nel percorso che tu fai poi oggi? Mi porto, secondo me, per così dire, una dote che è importante quando si fa questo lavoro, no? il pragmatismo, il rimanere, la concretezza, il rimanere coi piedi per terra. Riuscire a guardare oltre quella che è, perché poi soprattutto quando ti occupi di politica c'è sempre molta retorica, e quindi quella concretezza irpina mi aiuta. Quella è una cosa che impari, con cui cresci, fa parte dell'ambiente in cui cresci. E senti, chiaramente noi amiamo la nostra città, amiamo anche noi la nostra terra, però ti capita a volte di tornare e dire, che cavolo, ma Avellino è ferma ancora quando io me ne sono andato, oppure Avellino non cresce mai sotto questo punto di vista? Cioè, tu come la trovi Avellino? Ferma agli anni 80, 90, cioè agli anni della tua giovinezza, di quando eri ragazzo, oppure trovi una città che a piccoli passi ma cresce? Direi più la seconda. Trovo, soprattutto negli ultimi tempi, trovo delle trasformazioni in corso e mi fa piacere, perché quando si parla di giovani che vanno via o di giovani che restano,
personalmente io credo che non esista una scelta del tutto giusta o del tutto sbagliata. Io dico sempre che ci vuole coraggio ad andare via e ci vuole coraggio a restare, per motivi diversi. Sì. E non può che farmi piacere vedere Avellino che cambia e che cresce. Per come sono caratterialmente, non credo che diventerò mai uno di quegli emigrati che dicono: ah no, io Avellino non ci tornerò mai, perché tanto non cambia mai nulla. A me può solo far piacere vedere, anche perché mia sorella abita ancora ad Avellino, la mia famiglia vive ad Avellino, quindi può solo farmi piacere. Senti, ci avviamo quasi alla fine, quindi la domanda che facciamo a tutti, ovviamente presa con le pinze, e adesso capirai. Cioè, se un giorno desideri tornare definitivamente in Italia o in Irpinia, ovviamente per il lavoro che stai facendo non è una cosa semplice, anche perché l'offerta in Italia, in Irpinia non lo so se... Potrebbe venire a lavorare all'ambasciata di Napoli, l'ambasciata americana. Fa il pendolare. No, però nei tuoi progetti futuri, da qui a quando sarà, c'è l'idea di rientrare un giorno? C'è l'idea, non c'è fretta. Okay. Immagino adesso, immagino la reazione della mia famiglia quando... Sì, no, quando, poi la taglio questa. Senti... No, assolutamente, teniamo. Sì, l'idea c'è sicuramente. Perché comunque casa è in Italia, anzi più nello specifico casa è Avellino. Io tenete presente che ho vissuto ad Avellino fino alla fine dei miei studi universitari, facevo il pendolare tra Avellino e Napoli, quindi fino ai 25-26 anni ho vissuto ad Avellino, casa è lì. Quindi l'idea di tornare c'è, non so bene come, non so bene quando. Chissà quante volte sei passato davanti all'ambasciata americana che sta a Napoli. Chi l'avrebbe mai detto che poi quella sarebbe diventata casa tua a Londra? Se parlassi adesso con Vincenzo a 18 anni, gli dicessi: guarda, tu tra 15-20 anni lavorerai all'ambasciata americana a Londra, mi riderei in faccia da solo. Ma infatti io voglio sapere, giusto una curiosità, tu a 18 anni che volevi fare da grande? Cioè, da dove sei partito come desiderio? Che poi, diciamo, è raro... fare il lavoro che uno vuole fare da piccolo, figuriamoci, ma tu che volevi fare? Sapevo che mi piaceva la politica, soprattutto la politica internazionale, e sapevo che mi sarebbe piaciuto occuparmi di quello. Poi non sono mai stato convinto dell'idea di entrare in politica, cioè di fare politica, e quindi nel corso degli anni poi ho maturato questa idea. Ho detto: ma la politica mi piace, perché non analizzarla da fuori, certo, anziché farla dall'interno. E quindi è stato un percorso abbastanza naturale. So di essere stato fortunato. Non capita spesso, non capita a tutti. Vabbè, un po' di fortuna ci vuole sempre, ma noi crediamo sempre. Ci sia anche un po' di merito. Quindi complimenti, Vincenzo. Noi ti ringraziamo per la disponibilità e magari ci vediamo ad Avellino. Grazie a voi. Ciao, grazie a te. Ciao. Ciao.